Oggi mi trovo a Fossalta di Piave per conoscere insieme Agricom. Venite con me. Sono in compagnia di Giorgio Daniel, amministratore unico di Agricom, che insieme a suo padre Silvio hanno fondato nel lontano 1990 questa bellissima realtà. Com'è nata l'idea? L'idea è nata da una semplice intuizione: ridare valore a ciò che viene scartato. Nel 90 il lavoro di mio padre era allevatore di bovini da carne, stava attraversando un momento di crisi, il prezzo internazionale della carne continuava a calare, mentre invece rimanevano costanti i costi. La sfida era trovare il modo di alimentare con mangimi di buona qualità, anzi sempre migliore perché il mercato è esigente, con prezzi inferiori. A questo punto lo scarto delle industrie alimentari sono diventate la nostra risorsa. Alimentari cosa significa? Scarto di pane, di pasta, di biscotti, opportunamente trattati, lavorati e conservati, possono diventare un'ottima componente del mangime. Poi nel 2010-2011 è sorto un nuovo mercato e Agricom ha continuato a crescere e a diventare leader anche in questo mercato, il mercato degli scarti dei cereali, cioè alimenti che non vanno ad uso umano, non vanno ad uso animale, ma vengono scartati, possono essere reimpiegati ad uso energetico, per fare energia elettrica o per fare biometano. L'Unione Europea considera il modello adottato da Agricom un esempio di efficienza delle risorse nell'economia circolare. Cos'è esattamente questo modello? Allora, immaginiamo che c'è lo scarto delle industrie alimentari. Lo scarto viene reimpiegato, riutilizzato dall'Agricom, che ne fa diventare una risorsa. Entra nei settori produttivi o allevamenti per fare latte e carne o energetici con il biogas che fanno energia elettrica o biometano. Ciò che esce da questi settori sono le deiezioni degli animali oppure il digestato degli impianti di biogas, cioè è sostanza organica. La sostanza organica è importantissima perché rientra nei suoli per fare nuovi cicli produttivi, va a rigenerare la produzione agricola dell'anno successivo. Questo è l'economia circolare rigenerativa, è il modello che poi ritorna a far sì che non ci sia l'impoverimento dei suoli. Cosa rappresentano il biogas e il biometano nel futuro del nostro paese? È molto importante. Immaginiamo che da un anno, con la crisi della guerra in Ucraina, si è verificate le condizioni della cosiddetta tempesta perfetta. È venuto a mancare una cosa importantissima, i cereali, alimenti per l'uomo e per gli animali. È venuto a mancare l'energia elettrica, è venuto a mancare il metano fossile. Con il modello Agricom produciamo in maniera rinnovabile le risorse che mancano. E attenzione, queste soluzioni che noi diamo sono sia rinnovabili che costanti e programmabili. Quali sono state le chiavi del successo di Agricom? Noi pensiamo che siano state tre le chiavi del successo. L'anticipazione, cioè vedere oltre il quotidiano, immaginare quali saranno gli scarti del futuro. Okay? Flessibilità, per cui i problemi che possiamo immaginare esisteranno nei nostri fornitori o nei nostri clienti domani, dobbiamo già lavorarci oggi. E infine la sicurezza che dobbiamo offrire, perché il reimpiego di questi prodotti deve essere certo, deve essere etico, legale e anche sostenibile dal punto di vista ambientale. I giovani sono il nostro futuro, che consiglio si sente di dare loro? Io credo che fino a ieri il modello era usa e getta, il domani sarà usa e riusa. E quindi si apre un orizzonte di molte opportunità per i giovani per reinventare, per riprovare, per fare tante cose nuove. E questo era un sogno che avevamo e lo facciamo da oltre 30 anni. Mi sento di dire che bisogna sempre credere nella bellezza dei propri sogni. Ed ora con Andrea Zanusso, responsabile commerciale, parliamo di come Agricom contribuisce all'energia pulita. Agricom in termini di energia pulita è stata molto lungimirante. Sin dal 2011 ha intrapreso la strada
volta al recupero e alla valorizzazione dei sottoprodotti dell'industria cerealicola, cosa che ci riguarda da vicino, diventando in poco tempo il primo fornitore sul piano nazionale di biomasse da impiegare negli impianti di biogas e di biometano avanzato, tant'è che siamo stati i primi a mettere sul mercato biomasse certificate e sostenibili. Ha appena anticipato l'argomento certificazioni, perché voi siete stati i primi ad ottenere certificazioni di prodotti delle biomasse sostenibili. In che modo siete riusciti ad ottenerle? È un risultato che ci ha assolutamente reso molto fieri. Ci siamo riusciti con un lungo lavoro dietro e questo ci ha permesso di certificare le nostre biomasse, nel senso che sono diventate delle biomasse idonee ad essere utilizzate per la produzione di biocarburanti e biometano in modo avanzato e sostenibile. Avete lanciato sul mercato una farinetta ad uso energetico. Parliamo di questa novità. Certamente che questa è una novità che ci ha reso molto molto fieri. Siamo stati tutti spettatori dell'ultimo periodo in cui c'è stata un'impennata dei costi dell'energia e delle materie prime, soprattutto per quelle cerealicole. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo attivato il nostro laboratorio Agricon Lab, che ha creato questa nuova biomassa, questa farinetta, che è in grado di garantire comunque sempre un'ottima resa in termini di biometano, pur essendo economicamente vantaggiosa per il cliente finale. Ed eccomi con Clelia Daniel, responsabile della sostenibilità. In che modo Agricom si impegna nella ricerca e nello sviluppo? Il riuso è innovazione, è un'alchimia di persone, strumenti e idee che insieme trovano la soluzione giusta per riutilizzare le risorse. Ecco che quindi l'innovazione è insita in Agricom, ma è nel 2018 che abbiamo formato l'Agricom Lab, che è l'insieme delle nostre maestranze interne e dei nostri partner esterni dei centri di ricerca delle università. Ed è proprio con le università che abbiamo cominciato a ricercare per avere coscienza di qual è il ciclo delle risorse di Agricom e come le nostre scelte aziendali impattano l'ambiente. Siamo partiti nel 2019 con il nostro partner privilegiato, che è lo UAV Università di Venezia, e siamo partiti a fare una ricerca per capire quali sono gli scarti in Italia, come sono prodotti, come sono gestiti, quali sono le soluzioni migliori per valorizzarli al meglio. Parallela a questa ricerca è partita una ricerca che invece usava la metodologia della LCA, quindi Life Cycle Assessment, il ciclo di vita del prodotto. Abbiamo calcolato l'impronta carbonica di un chilo di mangime Agricom. Questa ricerca ha avuto un successo dal punto di vista scientifico, tanto che lo UAV ha deciso di diventare partner della nostra azienda per continuare la fase 2 di questa ricerca, ampliare lo scopo e includere anche le biomasse. Quindi alla fine di questa ricerca, che noi presenteremo a giugno, avremo una quantificazione non solo dell'impronta carbonica del ciclo agrico, ma anche dell'impronta che ha nell'acqua, nell'aria, nei suoli e quindi l'impatto che la nostra azienda ha a livello di filiera. Parliamo del progetto dedicato alla biodiversità. ZOE è il progetto di biodiversità che ha lanciato Agricom per promuovere la biodiversità e la sicurezza alimentare. Per questo abbiamo deciso di fare tre azioni semplici ed efficaci. Una è il mix ZOE per avere un manto erboso multiessenza. L'altra è l'insect hotel che vediamo qua alle nostre spalle, che serve a dare rifugio agli insetti pollinatori. L'ultima azione è piantare alberi da frutto antichi. Con il direttore generale Luca Varnier parliamo di come Agricom coinvolge i produttori agroalimentari e anche i suoi clienti nella lotta allo spreco. Sì, insieme ai produttori agroalimentari, la pasta qui dietro è un esempio, noi andiamo a ritirare il loro scarto, lo lavoriamo e lo andiamo a fornire al cliente finale, creando così un circolo, una filiera virtuosa dell'economia circolare. A proposito di questo, quanto è importante la logistica in un'ottica di economia circolare? La logistica è fondamentale. Noi ai produttori dobbiamo fornire un servizio puntuale e veloce quanto più possibile. Noi andiamo a ritirare i loro scarti, che devono essere ritirati in maniera veloce e puntuale, affinché noi possiamo lavorarli in maniera del tutto sicura e qualitativamente maggiore. Io ringrazio Giorgio Daniel e tutta la Agricom per averci accolto con tanto affetto quest'oggi. Grazie a voi
E ricordiamo, date valore a ciò che viene scartato. Grazie. Bravo. E se volete essere protagonisti anche voi di una puntata, non vi resta che scrivere a redazione@business24tv.it. Io vi aspetto.